Sì, ma come ti trovo su Instagram, su Facebook? E io, Anna Magdalena Stefani Neudecker. Mi serve un nome d'arte, mi serve un nome d'arte, la bigotta. Non ho mai pensato, non ho mai avuto il sogno di fare la tatuatrice. Mi è arrivato per il mio 30° compleanno da parte di mio marito un regalo molto inaspettato. Una macchinetta da tatuaggi. Io avevo due tatuaggi addosso, non avevo neanche un giro di amici, di persone tatuate. Un giorno, ma dopo mesi che ricevetti questo regalo, ho guardato su YouTube come si infilava questo ago dentro a questo grip e come si poteva iniziare molto ingenuamente in cucina, sul tavolo della cucina, a casa mia, ancora abitavo a Roma. E inizio a fare questo primo tatuaggio con la mano tremolante, molto emozionata. E dopo, sì, dopo pochi minuti ho capito subito che sarebbe stato insomma, un lavoro, un mestiere, un'arte che era molto nelle mie corde, perché comunque sono una pignola, sono un'artigiana e mi piaceva proprio questo macchinario che creava quest'arte sulla pelle, l'ho capito subito. Inizialmente mi sono concentrata tantissimo sulla tecnica del tatuaggio, cioè proprio sulla linea dritta, no? Sull'imparare il mestiere. Ciò facevo un po' di tutto quello che mi chiedevano le mie cavie ai tempi, no? Ciò infiniti, scrittine, aquile old school, di tutto e di più. Poi ad un certo punto ho detto va bene, facciamolo diventare un lavoro. Ho deciso di andare con, diciamo, il mio book di fotografie di tatuaggi fatti per gli studi a Roma, dove mi dissero sì, va bene, sei molto brava tecnicamente, però effettivamente sei una delle tante, devi tirar fuori qualcosa di nuovo. Da lì mi sono richiusa in cameretta, mi sono sentita un pochettino dentro e mi sono detta ok, cosa mi piace? Da lì è nato il mio stile. I miei tatuaggi, che sono poi quelli per cui le persone mi conoscono, perciò questi personaggi con le teste strane, il mio mare. La bigotta mi piaceva perché mi piaceva come, proprio esteticamente come parola e in più mi divertiva proprio questa parola associata al mio carattere che è tutto purché bigotta e anche associato al mondo del tatuaggio, che comunque è ancora un mondo, sì, che è cambiato tantissimo, viene molto più rispettato, no? Siamo degli artisti ormai, però viviamo ancora in un'era in cui comunque ci sono tante persone che vedono il tatuaggio come una cosa, no? Piuttosto, cioè, ci siamo capiti, ecco. Tatuaggi a cui sono molto legata in realtà sono diventati tanti proprio perché avendo questo rapporto così intimo con le persone, ho sentito veramente tante storie bellissime, tante storie molto tristi anche, che mi hanno molto colpito, veramente molto. Ho in mente, diciamo, qualche tatuaggio per me molto importante. Diciamo quelli più visti. Uno è il mio mare, le mie onde, più che altro, che sono nate per puro caso, perché è proprio queste linee così pulite mi rilassavano mentre le facevo. Era quasi una terapia quando le disegnavo. Il mio mare, in realtà, ho capito che io lo associo un po', è un po' una metafora per me, una metafora della vita. Per me il mare, con questa barchetta di carta che rappresenta un po' noi stessi, no? Il nostro alter ego che è molto fragile in questa vita, in tempesta, serena. Allora, sicuramente la tuffatrice, che è l'unico tatuaggio che io ripeto, perché sennò non faccio mai lo stesso tatuaggio, ma invece la tuffatrice nasce proprio un simbolo che deve ricordarti di tuffarti nelle cose, no? Nell'amore, nel lavoro, nei sentimenti, insomma un po' in tutto. E mi fa molto piacere tuttora tatuarla, anche se l'avrò fatta migliaia di volte, proprio perché mi fa piacere che una persona si ritrova in quella tuffatrice che io ai tempi disegnai in realtà per me stessa. Nello stesso modo anche la donna rosa che spesso faccio, questa donna spinosa, sono sempre dei disegni che in primo luogo poi nascono perché io li disegno perché in quel momento mi sento così fragile, spinosa.